Pregiatissimo signor direttore regionale Enelk, mi mancano le parole per esprimere alla signoria vostra la mia riconoscenza. 5 ragazze orientate verso il mondo del lavoro. Questo periodo di apprendistato sociale, di benessere fisico, morale, economico, le metterà sulla buona via. Ora osiamo chiedere di inserire tra le iscritte alla scuola alberghiera un altro nome. È una ragazza diplomata in commercio, intelligente, volitiva, disciplinatissima, da 2 anni in cerca di lavoro. Non ci neghi questa grazia, ma l'aggiunga alle altre. Già sta preparando i documenti e il corredo. Io ho scelto questo mestiere perché credo di averne la vocazione. Questo lavoro mi è sempre piaciuto. E poi non avevo voglia di studiare. Perché non ho potuto studiare. Perché mi piace. Perché è un'arte. Perché a me piace lavorare la carne. Perché ero disoccupata. Io faccio questo lavoro perché è un modo come un altro di esprimere la mia fantasia. Perché sono stata quasi costretta. Puro caso. In un negozio cercavano una bambina e ci sono andata. Me ne frego dell'Enel. Vorrei che i datori di lavoro rispettassero più le leggi e che si ammazzassero. Sono un apprendista alla fine dell'apprendistato e proprio per questo sono nel periodo di licenziamento per causa di poco lavoro, dice il principale. E invece so bene che è per l'aumento di stipendio e per i contributi che deve pagare. Vorrei diventare una persona rispettata e valevole nella società. Vorrei andare a Parigi e in America nel Far West. Noi ragazze non vorremmo che i ragazzi ficcassero il naso dentro le aule. Ci vorremmo pettinare e truccare un po'. Vorrei che lo Stato vietasse ai ragazzi inferiori di 18 anni di lavorare. Vorrei andare a Mosca, su dei missili. Vorrei non fare niente e diventare ricco. Vorrei essere una persona. Vorrei fare tante cose. Vorrei che mi crescessero lo stipendio. Paganti di tempo. Vorrei pagare qualche debito, aiutando la mia famiglia. Vorrei essere un leader per il vero movimento. Vorrei che ci facessero fare le feste che ci aspettano. Oh,